Benvenuto in Russia, da qui partirà la nostra rinascita, poi torniamo a Napoli e ci pigliamo tutti quelli che ho nuovo, sette parito. Scusate il ritardo. Ma dove sei stato? Sono stato al mercatino, ho preso un po' di souvenir. Ah, hai preso la matrioshka? Ancora sta matrioshka, matrioshka non si porta più, aiuto, la matrioshka è passata. Ho trovato delle cose eccezionali, ragazzi, delle bamboline di legno che si mettono uno dentro l'altra, dalla più piccola alla più grande, aiuto, un'invenzione pazzesca. Ma che è la matrioshka? Che le ha matrioshka? È pure questo? Sì. Sì. Sta cazzo è matrioshka! Oggi siamo concentrati, dobbiamo pensare al lavoro, che è una cosa importantissima da dirvi. Noi domani alle 2 abbiamo un appuntamento con dei magnati russi. Allora posso venire alle 3? Perché? E vengo dopo magnato. Oggi siamo concentrati, capito? Sto parlando di lavoro. Sì, sì. Scusa. I russi ci riempiranno d'oro. Io con i loro soldi farò risorgere l'economia di Comur. Io farò risorgere l'edilizia, e tu? E io faccio risorgere a mio nonno, teniamo una bella pensione, mangiamo tre famiglie. Povero nonno! E il sei scema proprio. Povero nonno! Ma la smetti, ma che stai dicendo? Come sto dicendo? Lo sa tutto il quartiere, se tu le cose non le sai. Salle, voce bebbo, il saldo. Tu li conosci i verbi? Sì, li conosco. Gerundio dal verbo soffrire. Soffri Ariel. Cioè, le conosci. I verbi li conosco. Dobbiamo stare concentrati, va bene? Vabbè. Noi domani abbiamo un appuntamento importantissimo e stiamo ben attenti. Sappiate che la vita dei criminali russi è tatuata sulla loro pelle. E ogni frase tatuata ha un significato ben specifico. Meno male che Maurizio Costanzo non è russo, se no solo al petto che tatuavano. È vero. A Maurizio Costanzo non si capiscono più manchi i tatuaggi. No, basta. Ragazzi, statemi a sentire, una volta nella capitale, mi raccomando, non fiatate. Perché anche le mura hanno orecchie. No, come si dice, zitta e mosca. Arriva Mosca. Chi è? Uzzar. Ma non ho capito, ti stai mettendo paura? No. Ti stai tirando indietro? Fai schifo. E per i tipi come te che Comurra perde di credibilità? Fai schifo. E per i tipi come te che i napoletani a Natale non si mangiano più l'insalata di rinforzo, ma si mangiano l'insalata russo come si può ci piace essa? Oh, fai schifo. Tu sei un traditore. Fai schifo. Oh. Ma io ho fatto una battuta! E questo è! E vieni! Vieni! Vieni, mi attrigio Friariello, vieni! Friariello! E conoscere! Friariello! Ragazzi, statemi a sentire, so che in Russia vanno molto di moda i rapimenti. Facciamone uno anche noi, così guadagniamo dei soldi facili. Va bene, però ci vuole qualcuno esperto in rapimenti. I russi è merda, tutti sono dei cattiveri. Ma tu per qualsiasi cosa qua in Russia c'è solo chi? Don Salvatore Conte, che mi occupa un po' di tutto. Stiamo parlando di estorsione e rapimento? No, ristrutturazione appartamento. La verità è che da quando sono morto a Gomorra mi sono aperto una ditta. E come si chiama? Ristruttura. Ah, ristruttura. Sud! Andati già! Ma... ti spari a te! Ma chi è? È cemento armato. Non so, voi, scusatemi tanto, una domanda. Dici. Ma voi, da quando l'avete aperta questa ditta? Ma ce l'ho da un po' di tempo, oramai ci mangio e ci dormo. Faccio ditte e alloggio. Suuuut! Non dici una cazzata! Ma chi è? La cazzuola. Suuuut! Non si danno i cacci agli animali? Ma chi è? Il cacci di struzzo. Vabbè, va. Allora siamo d'accordo, Don Salvatore. Ci vediamo domani mattina all'alba per il colpo. Don Salvatore, abbiamo delegato a Peppo Repp per riunire tutta la vecchia banda. Ah, grande Peppo Repp. Sa qua, oi? Peppo Repp! No, io voglio dire,
Voglio dire solo una cosa, buonasera. Cioè, ma io fosse Peppo Rap. Ma che nome è Peppo Rap? Ma che è? So Peppo Rap. Peppo Rap. Cosa hai da dirci, Peppe? Allora, pensava tu. Ma veniva da Spagna! Pensava tu, è tutto pronto per questa notte all'alba? Tutto pronto per il colpo? Tutto a posto, ci sono tutti tranne Peppo Tenor. Non ci capito, non è voluto venire. A Peppo Tenor non è voluto venire. E che ha detto? All'alba non verrò, non verrò, non. E vabbè, almeno il finale potevi farlo. E secondo te si sapeva fu finale, facevo rapper. Fai schifo! Fai schifo! E che ne sta?